Assessore, è importante questo appuntamento del prossimo 25 giugno, soprattutto per la solidarietà. Importantissimo appuntamento, è bello ripartire anche con la solidarietà a favore del Calcit, che è la nostra storia, e purtroppo sono mancati i mercatini in questi mesi, lunghi mesi di pandemia, e quindi questa sarà un'iniziativa che darà nuova linfa anche al nostro comitato per la lotta contro i tumori. Grazie all'Arezzo Calcio Femminile che si mette a disposizione per questa bella iniziativa dopo una stagione direi esaltante nel campionato di Serie C. Grazie a Massimo Anselmi, presidente, appunto, che è sempre una persona pronta quando c'è da dare una mano per la città, e grazie alla Nazionale Attori, sarà un onore ospitarla ad Arezzo per questo evento, appunto, di solidarietà, sport e spettacolo. Ne abbiamo ascoltati in conferenza stampa due di questi nostri protagonisti, dove loro ci hanno tenuto a sottolineare il fatto che in questo momento è importante donare un sorriso, anche certo, se per due ore, però le istituzioni in questo momento difficile devono fare la loro parte. Ovviamente, noi siamo al lavoro come Comune di Arezzo, abbiamo dato una mano con una manovra dei oltre 4 milioni di contributi pubblici per vari interventi anche in ambito sportivo, e però appunto non c'è solo la parte economica materiale, ma anche un sorriso, anche un momento di svago per le persone che soffrono, e purtroppo i malati di tumore al di là della pandemia ci sono, è il male del secolo, e è giusto anche donare un sorriso oltre che un aiuto concreto che possa aiutare nelle cure. E lo sport resta sempre un veicolo importante per poter andare avanti. Lo sport unisce, lo sport aiuta, lo sport dà una mano in tutti i sensi, e quindi viva lo sport.